Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di insulina e picchi insulinici. Questo è un po' un argomento hot, caldo, in cui c'è molta disinformazione, ma soprattutto molta confusione in generale da parte delle persone. E quindi volevo fare un video in cui cerco di riassumere in maniera quanto più semplice possibile tutto il mondo dell'insulina e come impatta e come dovremmo regolarci noi sportivi nello specifico, perché c'è una differenza, come vedremo, tra sedentari e sportivi. Quindi oggi la faremo un po' lunga, però cerco di portare un qualcosa che racchiuda veramente, veramente tutto quello che ci è utile nella maniera più semplice possibile. Quindi chiedo scusa innanzitutto per eventuali tecnicismi, eventuali parole inglesi, come sempre, però cercherò di essere più plain e italiano possibile. Allora, parlando dell'insulina, dobbiamo iniziare con l'identificare quelli che sono i nostri protagonisti, e nello specifico vedremo che cos'è l'insulina, di base qual è la sua funzione e la sua fisiologia, che cosa intendiamo per picchi insulinici, che cosa sono l'indice e il carico glicemico, e una volta capito questo inizieremo a vedere quelle che sono le problematiche derivanti dall'insulina in generale, problematiche patologiche, problematiche in uno stadio ancora fisiologico, e poi come regolarci e comportarci. Prima di andare avanti, ragazzi, vi siete iscritti al canale? Perché molti di voi che ci guardano non sono ancora iscritti al canale, quindi vi invito ad iscrivervi perché ci date veramente una mano. Quindi vi invito ad iscrivervi, ci date una mano che non avete idea, è veramente veramente importante per voi, è solo un'iscrizione, e allo stesso tempo vi invito a mettere like, come sempre a commentare, sono piccoli gesti che voi potete fare ma che ci aiutano a far partire al meglio il canale e ci incentivano a fare molti video di questo genere. Quindi più like ci sono, più commenti ci sono, più video noi faremo, magari inizieremo ad aumentare il tasso di pubblicazione. Quindi vi ringraziamo e buon video. Iniziamo col dire che l'insulina di per sé non è un qualcosa di negativo, anzi è un ormone fondamentale per la nostra sopravvivenza, come lo è tutto, come lo è il cortisolo, come lo è il testosterone, il GH, IGF-1, qualsiasi cosa, quasi tutte le cose che stanno nel nostro organismo sono fondamentali. Quindi non dobbiamo, come al solito, vedere un qualcosa come il brutto e il cattivo, un qualcosa come un qualcosa di positivo che dobbiamo ricercare. Quindi vogliamo la leptina, non vogliamo l'insulina, vogliamo il testosterone, non vogliamo magari l'IGF-1, eccetera, eccetera. No, tutto ha un ruolo. Qual è quello dell'insulina? Di regolare quella che è la nostra glicemia. Quindi il glucosio, il quantitativo di glucosio che noi abbiamo nel sangue. Quando mangiamo carboidrati, il glucosio va a riversarsi nel torrente ematico. Perché questo? Perché è fondamentale, è un substrato energetico importante per le cellule, per andare a fare i loro compiti, a esercitare quel che devono fare, quindi è un substrato energetico che noi utilizziamo in primis per sopravvivere, per stare nel mondo. Possiamo vivere senza carboidrati, questo è un altro topic, però sono dei processi molto molto inefficienti, soprattutto per noi sportivi e soprattutto per lo sportivo che ha uno sport, un tipo di sport anaerobico come il nostro. Quindi generalmente i carboidrati ci servono e l'insulina è quello che ci permette di utilizzarlo. Quindi l'insulina è un qualcosa di in generale positivo quando lavora nei suoi margini, nei suoi confini. Come funziona l'insulina? È un ormone, un peptide, che viene prodotto dal pancreas quando c'è un aumento della glicemia. Il suo ruolo è quello di abbassare la nostra glicemia. Quindi immaginiamo di mangiare, ok? Mangiamo dei carboidrati, li assorbiamo, li digeriamo, si riversano nel torrente ematico, la nostra glicemia, quindi di nuovo la quantità di glucosio nel sangue, aumenta. A questo punto il pancreas, per mantenerla in certi range, secerne insulina. L'insulina che cosa fa? Si va a legare dei recettori nelle membrane cellulari che vanno a permettere la traslocazione di GLUT4, che sono dei recettori del glucosio, in membrana. Quindi questi GLUT4, immaginate come se affiorassero in membrana, la cellula quindi è pronta a prendere il glucosio, a riceverlo, e lo va ad assorbire da quello che sta nel torrente ematico. Questo permette di sostanzialmente diminuire la glicemia. Non solo però diminuire la glicemia, perché questo è un aspetto che non si dice troppo spesso, ossia l'insulina non permette soltanto di diminuire la glicemia e quindi evitare una serie di danni che può causare un aumento del glucosio o un glucosio elevato nel sangue, perché se abbiamo glucosio elevato nel sangue andiamo a ritrovarci in una situazione non solo di infiammazione cronica ma a causare un forte danno endoteliare, processi di arteriosclerosi, che sono tutte problematiche che avvengono nel caso di diabete, però questo lo andremo a vedere. Quindi da una parte mantiene l'omeostasi della glicemia, dall'altra però permette
permette, questa è una cosa fondamentale, alle cellule di utilizzare il glucosio che sta nel sangue, che viene immagazzinato, nel caso del tessuto muscolare per esempio viene immagazzinato sotto forma di glicogeno muscolare, e può la cellula, il tessuto, utilizzare questo glucosio. Quindi la funzione dell'insulina è questo, come capiamo bene, è una funzione assolutamente vitale. Ok, nel caso di digiuno, nel caso in cui la glicemia scende, abbiamo l'intervento di un altro ormone che è il glucagone, che va a stimolare un release, quindi un'immissione di glucosio nel sangue attraverso le scorte di glicogeno epatico, quindi nel fegato, il glucagone di cascia al fegato. Guarda, la glicemia è bassa, dobbiamo alzarla un pochetto, quindi l'azione inversa rispetto all'insulina, butta fuori un po' delle tue riserve di glicogeno sotto forma di glucosio, quindi quello entra come glucosio, e quindi questo è l'altro side dell'insulina. Ora, passiamo al discorso relativo ai picchi insulinici e al concetto di indice carico glicemico. Il picco insulinico è un qualcosa di negativo, questa è una cosa che ci viene detta spessissimo, no? Ci viene detto dobbiamo evitare i picchi insulinici, dobbiamo stare attenti ai picchi insulinici. Che cosa sono questi picchi insulinici? Beh, questi picchi insulinici avvengono nel momento in cui abbiamo un rapido aumento della nostra glicemia, quindi di botto la glicemia inizia ad aumentare molto velocemente. Che cosa succede? Che il pancreas interviene in maniera reattiva, in maniera importante, e butta fuori un sacco di insulina, perché dice: oh, la situazione è fuori controllo, ho questa glicemia che sta aumentando, un sacco di glucosio entra nel circolo ematico, quindi butto tanta insulina. E molto spesso quello che avviene quando abbiamo un forte picco glicemico e conseguente picco insulinico è che questo picco insulinico tende a essere sovrapprodotto, nel senso che si tende a buttare fuori tanta insulina rispetto a quella realmente necessaria. Che cosa succede? Che abbiamo un picco glicemico e subito questa glicemia crolla, e non è tanto dove arriva questa glicemia, ma più che altro questo delta, questa variazione, questo crollo immediato della glicemia, quindi non soltanto l'aumento in salire, ma anche il crollo, e soprattutto il crollo immediato della glicemia, ci porta ad avere degli scompensi, a stare in quella che viene definita fino a una situazione di ipoglicemia reattiva, viene così definita, e ci porta ad avere in generale degli scompensi, delle sensazioni di malessere. Ok? E questa è una cosa che avviene per chi non riesce a regolare molto bene la glicemia, quindi situazioni di pre-diabete. Ci sente un po' male, un po' della, quella che si definisce qua in Inghilterra, un po' di dizziness, un po' magari di nausea, giramenti di testa, brividi freddi, eccetera, eccetera. E questo è dovuto proprio al fatto che crolla di botto la nostra glicemia. Perché il picco insulinico è negativo di base? Perché l'insulina, come ormone, nel momento in cui sta nel circolo ematico, sì, va a far fronte a delle funzioni fondamentali, ma quando è troppa inizia a creare dei problemi. Abbiamo visto che il glucosio nel sangue tende a creare dei danni, ma l'insulina non è da meno. L'insulina innanzitutto tende ad aumentare quella che è la ritenzione di sodio, quindi avremo un volume plasmatico con una maggiore osmolarità, quindi più sodio in generale nel sangue, questo tende ad aumentare la pressione ematica, quindi un eccesso di insulina, un'insulina cronica, un picco insulinico molto forte, porta ad un aumento della pressione ematica. Oltre a questo, l'insulina anche essa di per sé, quando è in eccesso, crea danno endoteliale via dei processi di arteriosclerosi, e oltre a questo i picchi insulinici sono uno dei principali stimolatori della produzione di colesterolo endogeno. Ora, piccola parentesi, siamo molto preoccupati in generale del colesterolo, si fa tanta pubblicità e sensibilizzazione riguardo al mantenimento di un certo range di colesterolo. Non è tanto importante il colesterolo che noi mangiamo dall'alimentazione, di questo abbiamo parlato più volte, quello che è importante è il colesterolo endogeno, quello che noi produciamo, perché se ne mangiamo tanto tendenzialmente abbiamo parte dei limiti di assorbimento, che oltre un tot all'interno del singolo passo non riusciamo ad assorbirlo, però soprattutto quando ne introduciamo tanto il nostro corpo tende a produrlo di meno. Quello che impatta di più sul colesterolo in generale è la nostra personale produzione, che è un qualcosa che è sempre correlato all'alimentazione e in particolare stimolato tra i diversi fattori dai picchi insulinici. Quindi quando abbiamo un forte picco insulinico o un'insulina cronicamente elevata nel sangue, allora avremo una maggior produzione di colesterolo endogeno, quindi ci ritroveremo potenzialmente in una situazione di dislipidemia. Perfetto, quindi in questo senso picchi insulinici non ne vogliamo in generale. Poi vedremo nello sportivo, ci sono dei casi differenti. Oltre a questo, logicamente, il picco insulinico che cosa vuol dire? Che abbiamo tanto glucosio che deve essere buttato dentro le cellule per via dell'azione dell'insulina. Molto spesso le cellule muscolari non hanno abbastanza spazio, quindi l'altro tessuto in cui questo glucosio può essere inserito è il tessuto adiposo tramite processi di NL, de novo lipogenesi, quindi formazione di tessuto adiposo a partire da altri substrati non grassi, in questo caso i carboidrati. Sostanzialmente un forte picco insulinico
porta come destino metabolico dei carboidrati a una maggior conversione in grassi piuttosto a una glicemia tendenzialmente stabile a parità di nutrienti nel corso della giornata, ok? Questo di nuovo vale in generale per il sedentario, poi parleremo dello sportivo, ci sono dei casi specifici. Quindi non vogliamo picchi insulinici. Cos'è che determina però i picchi insulinici? In generale la quantità e la velocità, ok? Quindi quanto glucosio arriva in quanto tempo arriva nel sangue. Perché è importante ragionare su questo? Arriviamo quindi al concetto di indice e carico glicemico. Per farla breve, ci sono molti video che li spiegano. L'indice glicemico è la proprietà di ciascun alimento, ossia i carboidrati della carota, i carboidrati della pasta, i carboidrati del pane, i carboidrati del farro, hanno un certo indice glicemico che indica, vedetela così, la potenza di questi carboidrati, quindi quanto questi carboidrati fanno aumentare repentinamente la glicemia nel sangue. L'indice glicemico non ci dice però niente sulla quantità di carboidrati. L'esempio può essere la carota, che ha un indice glicemico molto elevato, quindi ha zuccheri che arrivano molto velocemente nel sangue. Il problema della carota, cioè il problema, il vantaggio della carota è che in realtà ha pochi zuccheri, quindi è vero, sono molto forti, tra virgolette, molto veloci, però ne assumo poco mangiando la carota. Mangiando la carota, peraltro, mangio le fibre, quindi rallento il picco insulinico, stabilizzo la glicemia insieme, e su questo arriveremo. Immaginate nei giochi di ruolo, quando dovete fare la vostra armata e dovete scegliere i vostri personaggi, è logico, io voglio un personaggio che sia forte. Io giocavo con le miniature di Warhammer, no? I singoli personaggi hanno un valore, sono abbastanza forti, però io poi voglio avere una consistente armata, non mi basta prendere uno o due personaggi molto molto forti, voglio avere un'armata abbastanza importante da poter presentare, quindi devo avere tanti soldati, non devo vedere soltanto la forza dei singoli. Quindi avere un'armata con tanti soldati schiappe riesce comunque a battere un'armata con due soldati che sono super forti. Quindi da questo punto di vista, se mangio un cereale integrale, ma ne mangio tanto, comunque un cereale che ha un 60-70% di carboidrati per 100 grammi, l'impatto sarà molto più forte a parità di quantità rispetto a una carota, anche se l'indice glicemico della carota magari è più alto. Proprio per questo si utilizza il concetto del carico glicemico, ossia si va a considerare non soltanto quant'è la forza del singolo soldato, quindi quant'è veloce l'immissione di torrente ematico di zuccheri del singolo alimento, ma anche la quantità di zuccheri dell'alimento. E il concetto di carico glicemico è un po' più verosimile, nel senso che possiamo effettivamente dire che gli alimenti con più carico glicemico, con un carico glicemico maggiore, tendono ad aumentare la glicemia più velocemente e con più forza. Ok, il discorso è che fino a qua parliamo però dei singoli alimenti, che è una cosa che ci interessa relativamente, perché immaginate di prendere un alimento con un carico glicemico molto elevato e un alimento con un carico glicemico medio. La pasta integrale avrà un carico glicemico un po' più basso, grazie al fatto che c'è il contenuto di fibra, c'è il germe intero, ci sono i lipidi all'interno del germe, insomma ha un profilo nutrizionale un po' più complesso e questo ci permette di abbassare il carico glicemico. La pasta raffinata invece ha il carico glicemico molto elevato. Ora però, se io mangio anche a parità di quantità 100 grammi di pasta integrale, così, semplici, a secco, e 100 grammi di pasta raffinata, a cui aggiungo però un sacco di verdure, aggiungo dell'olio di oliva crudo oppure dell'avocado, aggiungo delle proteine, quindi una fonte proteica, ecco che l'impatto glicemico di questo secondo pasto sarà più basso. Perché? Perché nella composizione del pasto ho inserito diversi alimenti che mi hanno permesso di abbassare il carico glicemico. Quindi, generalmente questo per dire che bisogna guardare al pasto nel complesso, non tanto al singolo alimento. Poi certo, nella scelta dei singoli alimenti dovremo orientarci su alimenti tendenzialmente integrali che non hanno un impatto glicemico molto elevato. Quindi fino a qua abbiamo capito quella che è l'azione dell'insulina, abbiamo visto il concetto del picco insulinico che generalmente non vogliamo nella nostra alimentazione, vogliamo che il glucosio sia immesso in maniera un po' più stabile e costante, di nuovo a parità di calorie totali e di carboidrati totali, ok? Il glucosio però venga immesso in maniera un po' più stabile e costante nel nostro circolo ematico, in modo che non ci sia un'azione troppo importante dell'insulina per stabilizzare. Detto questo, abbiamo visto il concetto dell'indice glicemico e del carico glicemico, che sono dei riferimenti che possiamo utilizzare. Il concetto è quello di guardare il nostro pasto e scegliere preferenzialmente dei cereali integrali, quindi con contenuto di fibre, ma stare sempre attenti alla composizione del pasto, che abbia una buona quantità di verdura, di frutta, di fibre in generale, di lipidi, di proteine, sia un pasto generalmente completo e
del singolo pasto, logicamente moderare la quantità di carboidrati in base alle nostre richieste giornaliere. E su questo arriveremo, perché noi sportivi in questo siamo molto differenti. Ora, arriviamo a capire invece quello che succede nel momento in cui siamo sregolati, abbiamo forti picchi insulinici nel corso della giornata, per mesi e per anni. Che cos'è che succede? Avvengono delle situazioni che sono definite di situazioni di resistenza insulinica, ossia il nostro corpo inizia a diventare sempre più resistente all'azione dell'insulina. Cos'è che succede? Abbiamo una glicemia che si eleva in continuazione e il pancreas butta fuori un sacco di insulina. A un certo punto, pian piano, le nostre membrane cellulari iniziano a diventare resistenti all'azione dell'insulina. Questo vuol dire che abbiamo l'insulina in circolo che diventa meno efficace, cioè più resistenza. Quindi, a parità di insulina, la glicemia scende di meno perché le membrane non riescono a ciucciare abbastanza glucosio, ok? Quindi che cosa succede? Che il pancreas vede sta glicemia elevata, ancora elevata, e ricordate che il pancreas si muove in funzione di un feedback principale che è la glicemia. Quindi il pancreas si basa solo sulla glicemia, non è che dice ok, ci sono tot grammi di carbo, ci butto tot di insulina, fatto. No, io vedo la glicemia e finché non scende io butto insulina. Se la glicemia rimane elevata, il pancreas dice ok, butto più insulina. Quindi rispetto a prima, tra virgolette, per far scendere la glicemia mi servirà più insulina. Problema qual è? Che diventa un circolo vizioso. Più insulina butto, più le cellule, le membrane iniziano a diventare resistenti all'azione dell'insulina. Più diventano resistenti, più il mio pancreas deve buttare insulina per abbassare la glicemia. Questo gioco continua finché non c'è una situazione di resistenza insulinica talmente importante che il pancreas, stanco di tutto questo lavoro, non ce la fa tirare in bacca e non produce più insulina. E là si cade in una situazione che è quella del diabete. Apriamo una parentesi riguardo ai controlli che vengono fatti. Io spesso suggerisco di utilizzare un glucometro per capire come muoverci. Il glucometro ci dà soltanto un'informazione, quella che è la glicemia, ok? Quindi il quantitativo di glucosio nel sangue. Immaginiamo che questa glicemia è elevata al mattino, ok? Sta a 120, 130, in genere per lo sportivo 120-130 è un valore abbastanza elevato. Si ipotizza che lo sportivo sia un po' più basso. Quindi 120-130, io dovrei andare ad approfondire se questa situazione si cronicizza, se anche scendendo di calorie e di carboidrati la situazione non la recupero. Ok, vado a controllare, vediamo come sta messa l'insulina. E lo scenario può essere, sto a 120-130 e l'insulina è normale o un filo elevata al mattino. Che cosa vuol dire in questo caso? Che il pancreas sta producendo molta insulina, ma i tessuti sono resistenti all'azione dell'insulina. Quindi il problema è un problema di sensibilità insulinica. Viceversa, vado a controllare, l'insulina è bassa, ecco, la glicemia sta alta perché il pancreas non riesce a buttare abbastanza insulina in circolo per farla entrare, quindi probabilmente i recettori possono anche essere sensibili, ma è proprio il pancreas che sta in difficoltà, quindi è un problema tendenzialmente più grave. Poi a livello di controlli magari faremo un altro video perché è un po' più complesso, andrebbe misurata la glicata più altri indici, e in questo caso se vedete che ci sono dei problemi logicamente rivolgetevi a un diabetologo o comunque al vostro medico in base che vi indirizzerà. Però generalmente questo per dire che se la glicemia è alta ci possono essere diversi scenari per cui entrare in azione. Quindi questo è il quadro. Ora, la cosa importante da capire è questa: in un contesto in cui arrivo gradualmente a una situazione di resistenza insulinica, il problema non è soltanto arrivare al punto in cui il pancreas non ce la fa più. Il problema è che mi ritrovo in una situazione in cui avrò un'insulina cronicamente elevata, cioè per buttare giusta glicemia il pancreas butta fuori un sacco di insulina. Avrò una glicemia tendenzialmente più alta del normale, tanta insulina in circolo e, come abbiamo detto prima, che cosa comporta questo? Un aumento della pressione, danno endoteliale, avviamento di processi di arteriosclerosi, maggior produzione di colesterolo endogeno, cioè tutto quello a cui voi potete pensare possa creare danno cardiovascolare al sistema cardiocircolatorio, questo lo fa. Ok, quindi c'è un fortissimo, fortissimo aumento del rischio cardiovascolare. Questo è il motivo per cui i picchi insulinici, una malgestione del glucosio, dei carboidrati, tutta questa sfera che abbiamo analizzato nell'alimentazione moderna, è probabilmente il problema e la problematica principale, la causa, la concausa, che tra tutte le altre ha un peso maggiore sulla maggior parte delle problematiche acute, ma anche e soprattutto su malattie croniche. Quindi è una questione che nel sedentario in particolare è molto importante. Anche su di noi è molto importante, ma la gestione del tutto deve essere differente. Per il sedentario qual è il take home message? Voglio mantenere una glicemia
quanto più stabile è una calma insulinica. Quindi l'insulina deve intervenire, ma intervenire in maniera fisiologica, senza entrare in alcune problematiche, in alcun eccesso. Questo in primis con la moderazione della quantità di carboidrati giornalieri. Quindi in generale non voglio mangiare più di quanti me ne servano. Normalmente per una persona sedentaria o moderatamente attiva si parla di un 250-300 grammi di carboidrati giornalieri in base a tantissimi fattori, considerando che 130 sono di base, servono per i tessuti glucosio-dipendenti, quindi che sono dipendenti per la loro assunzione dei carboidrati. 130-150 servono questi tessuti, un centinaio più, che sono 400 calorie in più, glieli possiamo dare per svolgere l'attività quotidiana, ovviamente mantenendo un moderato livello degli altri macronutrienti. Quindi questo per il sedentario, quindi in primis quantità. In secondo luogo la scelta degli alimenti, e questa è la cosa più importante, quindi voglio scegliere alimenti possibilmente integrali, pasti combinati, molta frutta e verdura, e cercare di stabilizzare la calma insulinica. E poi logicamente tutte i consigli per mantenere uno stile di vita attivo, quindi essere attivi in generale, fare un tot di passi giornalieri, circa 10.000, e inserire possibilmente dell'attività fisica di fitness, quindi non si parla ancora di sportivo, sempre di un soggetto moderatamente attivo, che permette logicamente di gestire al meglio questi carboidrati e dà beneficio a livello di sensibilità insulinica, quindi comunque mantiene una miglior sensibilità dei tessuti all'azione dell'insulina, che è un qualcosa assolutamente di positivo, soprattutto perché ha un impatto anti-aging molto molto importante, quindi per i processi di invecchiamento è uno dei fattori più importanti in assoluto. Questo per quanto riguarda il soggetto sedentario. Che cosa cambia per noi sportivi? Ci sono delle differenze principali molto importanti che dobbiamo considerare. Come sportivi parliamo di bodybuilding in questo caso specifico, ok? Senza stare a divagare troppo. La prima differenza di noi sportivi è che abbiamo bisogno di più energia, abbiamo bisogno di più carboidrati. Questa è una cosa fondamentale. Questo fa bisogno che arriva a essere molto molto importante. Abbiamo visto il video grassi versus carboidrati o bulk ad alti grassi, abbiamo visto un po' quelle che sono le linee guida che sullo sportivo suggeriscono tra i 5 e i 15 grammi per chilo di peso corporeo. Se andiamo a vedere quello che fanno normalmente da un punto di vista di empirismo puro, cioè se andiamo a osservare i bodybuilder normalmente, diciamo che questa linea guida va dai 7 ai 10 grammi per chilo di peso corporeo, quindi se pesiamo 80 kg sono tra i 560 e gli 800 grammi di carboidrati giornalieri. Il bodybuilding è in effetti uno degli sport che richiede più energie, non tanto per via del dispendio calorico, che è di circa 1000-1400 calorie per una sessione di bodybuilding fatta come si deve, però è importante per via dell'adaptive thermogenesis, ossia abbiamo uno sport, il nostro, in cui dobbiamo mantenere un certo surplus calorico. Questo surplus calorico non può essere mantenuto a oltranza, cioè non basta che io mi metto 300 calorie sopra il mio dispendio energetico, perché a un certo punto avviene quella che è l'adaptive thermogenesis, quindi sia per il dispendio in sala, aumento di performance, sia proprio per l'adaptive thermogenesis, a un certo punto il mio corpo inizierà a bruciare quanto sto mangiando. Quindi pensiamo di partire da 3000 calorie, mi metto a 3300, il mio corpo a un certo punto ne brucerà a 3300, mi metto allora a quel punto a 3600 e il mio corpo dopo un po' ne brucerà a 3600, quindi alla fine di un periodo di bulk la mole calorica che deve essere introdotta è molto molto elevata. Di nuovo è soggettivo, di nuovo sto parlando di persone che fanno bodybuilding, quindi in maniera seria, che non stanno andando in palestra a divertirsi o fare fitness eccetera, ok? Quindi sto parlando di sportivi, non di persone che fanno sport in maniera ricreativa, però questo è l'andazzo. Ora, il problema principale è che nel nostro quadro generale noi abbiamo un certo dispendio energetico, ma questo dispendio energetico non è in alcun modo collegato alla nostra capacità pancreatica e non è in alcun modo collegato alla nostra capacità digestiva. Mi spiego meglio. Il fatto che io abbia bisogno di, per dire, 4000 calorie o 800 grammi di carboidrati o quello che vi pare, non vuol dire automaticamente che il mio sistema gastrointestinale riesca ad assorbirli in maniera efficiente, a digerirli, a processarli in tempo. E non vuol dire, in alcun modo, che il mio pancreas riesca a produrre abbastanza insulina per schiaffare questi carboidrati, questo glucosio, questa mole totale all'interno della membrana. Pensiamo al concetto di diabete di tipo 2 che abbiamo analizzato. A un certo punto il pancreas è stanco, non produce abbastanza insulina. Non produce abbastanza insulina, ma ne produce un minimo. Quindi ipotizziamo riuscirebbe a gestire 50 grammi di carboidrati nel corso della giornata, salvo resistenza insulinica eccetera, però l'insulina è sufficiente per 50 grammi, ma se arriva a 80-100 grammi di carboidrati il pancreas non ce la fa e quindi la glicemia è elevata e ci sono le problematiche che abbiamo visto. Ora, questo è il tipo di diabete.
rapportiamo nel caso dello sportivo. Possiamo definirlo diabete sportivo, diabete del bodybuilder, come vi pare. Il mio pancreas riesce a gestire 500 grammi di carboidrati, ma se andiamo a 800, se andiamo a 1000, non riesce. Cioè il pancreas ha una certa capacità di produzione di insulina, che è dettata da fattori genetici, da fattori di allenamento, però quello è, riesce ad arrivare fino a un certo punto. Quindi io nasco, il mio pancreas è settato per arrivare a un certo limite, se io mi metto a bruciare una caterva di energie, non è che il mio pancreas automaticamente riesce a starmi appresso. Magari inizialmente riesce, però si stanca più o meno facilmente in base alla mia predisposizione. Quindi, per questo motivo, nello sportivo è un discorso molto delicato quella della gestione dei carboidrati, perché potrei trovarmi ad avere, per questioni metaboliche, questioni di velocità di digestione, questione di quante calorie brucio in allenamento, di performance in allenamento, perché magari sono molto forte e riesco a gestire performance molto importanti, a dover mangiare magari 560, 600, 800 grammi, 1000 grammi di carboidrati per poter mantenere un surplus calorico e continuare a crescere, ma dopo 1, 2, 3 mesi il mio pancreas non riesce più, è stanco, non riesce a produrre abbastanza insulina. Ok, in questo caso mi ritrovo con una glicemia elevata. Questo è un primo problema che si presenta nel caso dei bodybuilder. Come far fronte a questo problema? Normalmente le strade sono due. La prima strada è quella consigliabile in generale e quella che dovete stare a sentire in generale, che è quella di fare dei mini cut periodici, non accontentarsi, non spingere troppo a livello calorico magari finché vedete che la glicemia aumenta, e gestire l'allenamento di conseguenza, quindi impostare degli allenamenti che spendano meno energie, quindi in generale meno volume di allenamento e eventualmente meno frequenza di allenamento, che nel caso di una persona che spende troppe energie sicuramente sarà il best case scenario a livello ipertrofico. Ok, quindi ci sono degli aggiustamenti da fare, inserire magari del cardio per migliorare la sensibilità insulinica e poter spingere un po' di più, anche se comporta un maggior dispendio energetico, però quello che guadagno è meglio di quello che perdo, è maggiore di quello che perdo, quindi queste sono tutte opzioni che possiamo fare, però è assolutamente gestibile, bisogna semplicemente monitorare quella che è il nostro andamento glicemico e stare attenti di non, come si vuol dire, cagare fuori dal vaso, quindi non spingere troppo quando non riusciamo a stare appresso. La seconda opzione che viene utilizzata nel caso di bodybuilding enhanced è quello di utilizzare insulina esogena, quindi aggiungere l'insulina, e quello è lo scenario in cui si dovrebbe utilizzare, si dovrebbe, insomma, se è legalmente possibile, si dovrebbe, solo quello scenario, utilizzare insulina esogena, ossia aiutare il pancreas nel momento e solo nel momento in cui ha difficoltà, perché la richiesta energetica è di X. Quindi tutte le persone che aggiungono insulina e alzano i carboidrati perché c'è l'insulina fanno le cose al rovescio, totalmente insensato. Io devo per crescere mangiare tot carboidrati, gioco le carte che posso giocare, che abbiamo visto prima, comunque il pancreas non ce la fa, vedo che c'è un fattore limitante, utilizzo insulina esogena. Di nuovo, se è legalmente possibile nel paese in cui sto, cosa che in Italia non è. Ok, questo è il primo fattore. Il secondo fattore che ci riguarda come bodybuilder sta nella scelta degli alimenti raffinati. Abbiamo visto prima che la mole calorica e glucidica è molto elevata. Se noi scegliamo solo alimenti raffinati, soprattutto se il nostro sistema gastrointestinale non è in grado di gestire il tutto, e per questo vi rimando al podcast che abbiamo fatto con Alberto e che uscirà tra poco, credo, o è appena uscito, quindi l'ultimo Bodybuilding Insight podcast in cui abbiamo parlato di questa questione. Ecco, in questi casi in cui il sistema gastrointestinale non riesce a gestire abbastanza fibra, se scegliamo soltanto integrale con 800 grammi di carbo facciamo danni, rischiamo un blocco intestinale, soprattutto se non beviamo tanto. Quindi in questo caso, in alcuni casi, per noi bodybuilder conviene scegliere degli alimenti raffinati. Ok, ci aiuta ad avere un'energia pronta, rapida da utilizzare, senza rincorrere a esagerazioni da un punto di vista di fibre. Che cosa vuol dire questo? Che dobbiamo mangiare soltanto riso, soltanto pasta, soltanto alimenti raffinati? No, vuol dire che dobbiamo la nostra quota calorica, glucidica, dividerla in una quota minima per un giusto e corretto apporto di fibre, che è quella che potrebbe essere di una qualsiasi persona, quindi un 250-300 grammi di carboidrati li prendiamo da fonti integrali, fonti piene di fibre, e poi i carboidrati in più che dobbiamo aggiungere come sportivi, come bodybuilder, li andiamo ad inserire con fonti raffinate, così hanno un impatto che non va a destabilizzare troppo la flora intestinale. Però di nuovo è soggettivo, ci sono persone che magari soltanto 200 grammi li prenderanno da fonti integrali, altre persone che possono spingersi un po' di più. Io riesco a mangiare molte fonti integrali di mio perché ho un sistema gastrointestinale tendenzialmente abbastanza lento, quindi più predisposto. Di nuovo, guardate il podcast che abbiamo fatto con Alberto.
e non ho particolari problemi da questo punto di vista, però alcune persone devono stare molto più sul raffinato. Di nuovo, posto sempre che la vostra mole calorica è quella di cui avete bisogno, ok? Quindi non sto dicendo dovete alzare a priori, voi dovete constatare un certo fabbisogno, ok? Perché molto spesso magari io sto parlando di fabbisogni che stanno per atleti che si allenano e vivono in un certo modo lo sport, ok? Chi lo fa, di nuovo, per enjoyability, per passare il tempo libero, eccetera, magari non sta a quelle cifre e il problema non si pone e può scegliere, per esempio, soltanto fonti raffinate. Ok, terzo punto, il nostro modo di rispondere e gestire i picchi insulinici e l'insulina in generale. Un po' per i discorsi che abbiamo fatto prima, ossia abbiamo bisogno di più carboidrati e abbiamo bisogno di carboidrati raffinati in alcuni frangenti. Ora, nel caso nostro, noi abbiamo un vantaggio molto molto importante, due vantaggi molto importanti. Il primo vantaggio principale è quello che succede quando ci alleniamo. L'allenamento intenso, che cosa fa? Porta automaticamente nel tessuto muscolare a far traslocare i GLUT4 in membrana. Quindi quello che avviene quando l'insulina arriva ai recettori di membrana della cellula, nel tessuto muscolare, avviene in maniera naturale quando ci alleniamo intensamente. Quindi sostanzialmente l'allenamento ha un effetto insulino mimetico. Attenzione però, un effetto insulino mimetico selettivo del tessuto muscolare. Cioè l'insulina, questo effetto che ha, ce l'ha in maniera indistinta nel tessuto muscolare adiposo. Difatti i GLUT4 sono presenti anche nel tessuto adiposo come recettori del glucosio. Questo effetto invece con l'allenamento avviene in maniera selettiva nel tessuto muscolare. Quindi i carboidrati che noi andiamo a mettere dopo l'allenamento avranno automaticamente bisogno di meno insulina per essere stoccati, perché parte del lavoro dell'insulina viene fatto. Sostanzialmente quello che avviene è che quando iniziano ad arrivare nel circolo si trovano subito le cellule pronte, con i GLUT4 fuori, quindi appena arrivano iniziano a essere succhiati dalle cellule. Quindi il pancreas vede un aumento della glicemia molto più blando, molto meno importante, e secerne meno insulina. Questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che io posso sfruttare questo momento dopo l'allenamento, che in effetti è come un po' come se tutti gli assi si vanno a congiungere. Perché ho una situazione in cui il muscolo ha bisogno di glicogeno, deve ripristinare le sue storte, che abbiamo visto nel video di nuovo grassi e carboidrati, vi rimando a quel video, essere molto importanti, arriva anche a essere 400 grammi di carboidrati persi durante una sessione di allenamento. Quindi inizia a essere importante, quindi il muscolo ha bisogno di carboidrati. Il muscolo è molto recettivo e questa recettività è specifica al tessuto muscolare. Oltre a questo, l'allenamento tende ad inibire parzialmente la DNL, la de novo lipogenesis. Che cosa vuol dire questo? Che dopo l'allenamento è molto difficile e molto improbabile che i carboidrati in eccesso vengano stoccati nel tessuto adiposo. È un processo difficile. Molto più verosimilmente questi carboidrati vengono dispersi in calore. Siamo delle macchine molto inefficienti da questo punto di vista. Quindi sostanzialmente è un momento, quello che peraltro veniva definito come la finestra anabolica, no? È un momento molto molto importante che possiamo sfruttare in maniera intelligente. Come? La nostra mole glucidica giornaliera la concentriamo soprattutto nel pre, nel nell'intra, ma soprattutto anche nel post workout. Ok, nel post e magari nel post-post, nel pasto ancora dopo, quindi magari 200 grammi di carboidrati li metto nel post-workout, 100 grammi li metto nel post-post-workout, un 50 grammi nell'intra-workout, un 100-150 nel pre-workout. Ecco che ho fatto, ho costruito un qualcosa, un sistema in cui ho messo tanti carboidrati in un contesto in cui il corpo riesce a gestirli molto molto bene. Poi ricordiamoci che oltre al dispendio di glicogeno che c'è dopo l'allenamento, durante l'allenamento, abbiamo un dispendio dopo l'allenamento dovuto all'epoca, all'aumento della termogenesi, eccetera, eccetera. Quindi possiamo sfruttare questa finestra e logicamente cosa faremo? Inseriremo i carboidrati raffinati, perché ci interessa di meno che vadano a causare un picco insulinico, tanto i GLUT4 sono là, sono pronti. Quindi tutto quello che arriva viene subito succhiato all'interno della cellula. Quindi questi carboidrati raffinati che in altri contesti mi causerebbero un forte impatto insulinico, glicemico, li metto in un momento in cui questo impatto è molto attenuato. Ok? E in questo modo c'ho un best of both worlds, cioè posso evitare eccessi di fibre, posso avere una buona componente di integrale, posso avere carboidrati raffinati per aumentare le riserve energetiche, la richiesta energetica, far fronte alla richiesta energetica, eccetera, e vado a sovracompensare le mie scorte di glicogeno muscolare senza un eccessivo picco insulinico.
Ora, la domanda è quello che succede lontano dal nostro allenamento, cioè diverse ore dopo che mi sono allenato. Nel mio caso, che mi alleno la mattina dopo, chi si allena la sera si parla della mattinata. In questo caso c'è il secondo vantaggio che noi abbiamo. Il secondo vantaggio è che di base comunque noi spendiamo più calorie, abbiamo più bisogno. Cioè, quando cammino io a 100 kg in giro per strada o faccio qualsiasi tipo di attività, o anche quando faccio del cardio, seppur blando, del cardio lisse, eccetera, qualsiasi cosa faccio, io spendo più calorie. Il mio corpo ha bisogno di più calorie per stare al mondo. Non è un bisogno eccessivo nel momento in cui sto a riposo, non è che i muscoli bruciano di più a riposo, però qualsiasi attività io faccia, qualsiasi, porta a bruciare molto di più. Pensate che rispetto a una persona che pesa magari 60 kg o una persona che ne pesa 70, se faccio 10.000 passi è come se la persona che pesa 70 kg fa 10.000 passi tenendo un manubrio da 30 kg o con uno zaino zavorrato o con 30 kg un bilanciere con 5-5 per parte, ok? Che sono pochi se devi fare squat, però se devi fare 10.000 passi sono importanti. Questo che cosa comporta? Comporta che nel corso della nostra giornata avremo comunque una maggiore richiesta energetica, quindi tutto l'apporto glucidico che abbiamo nel corso della giornata è meglio gestito dal nostro corpo, ok? Che vuol dire che dobbiamo stare meno attenti al picco insulinico o meno attenti al quantitativo di carboidrati? No. Quello che vuol dire è semplicemente che non dobbiamo aver paura di inserire carboidrati lontano dall'allenamento, in altri contesti in generale, o di stare alti di carboidrati, di nuovo, se questi sono richiesti. Quindi se sono alto di carboidrati perché sono richiesti, non devo preoccuparmi troppo di metterli in altri momenti o mangiare soltanto dopo l'allenamento perché deve essere un'estremizzazione. Io in altri momenti avrò una forte richiesta energetica. Quello a cui devo stare attento è semplicemente, di nuovo, far fronte a non portare ha una rottura molto forte dell'omeostasi insulinica, glicemica ed insulinica, ossia non voglio picchi insulinici. Non li voglio esagerati, quantomeno, quindi ci sarà un picco, è logico che sia, cioè dopo qualsiasi pasto, nel nostro caso sarà importante, perché i pasti saranno più ricchi da un punto di vista energetico e calorico rispetto a un sedentario, però cerco di bilanciarlo. Come cerco di bilanciarlo? Semplicemente con l'inserimento di frutta, verdura, una fonte proteica, una fonte lipidica all'interno del pasto. Questo nei pasti lontani dall'allenamento. E questo ci porta poi a tutto il concetto del timing, no? Il timing, ossia più carboidrati nella peri-workout nutrition, più grassi lontano dall'allenamento, meno grassi nel giorni on, più carboidrati nei giorni on, più grassi e meno carboidrati nei giorni off, no? Tutto quadra, è proprio per una miglior gestione glicemica. Che poi, senza andare a scomodare tutti questi criteri che abbiamo visto, la gestione glicemica, è banalmente una questione di intuito. Mi alleno di cosa ho bisogno? Di carboidrati. Quindi, vicino all'allenamento, ci butto più carboidrati. Non mi alleno di cosa ho bisogno? Un po' carboidrati, un po' grassi. Quindi, lontano dall'allenamento, un po' carboidrati, un po' grassi. Ok, molto semplice come discorso. Quindi ragazzi, con questo io spero di avervi dato una panoramica quanto più generale e esaustiva possibile, fermo che potrei scrivere un libro soltanto sull'insulina, anzi sono stati scritti libri soltanto sull'insulina, però non voglio entrare nel medico, non voglio entrare nel patologico, voglio soltanto darvi delle indicazioni generali per gestire tutto il discorso della quota di carboidrati nel corso della giornata e nella vostra settimana alimentare. Qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.